iniziare. Ma intanto mi presento, io sono Alessio Crisantemi, sono oggi nelle vesti di presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica IFPA Italia, ma rappresento anche la casa editrice GN Media, che comunque è parte di questa iniziativa. Diciamo oggi realizziamo un altro piccolo grande sogno, inaugurando questo museo a cui stiamo lavorando ormai da un paio di anni, insieme alla Prologo, e qui con me c'è Manola Conti, presidente della Prologo di Marmara. Voglio dire due cose prima di dare la parola al sindaco e agli assessori, che ci diranno anche il loro punto di vista su questa iniziativa. Allora, intanto per dire questo museo del flipper del modernariato, intanto ha un nome, anzi un nome e cognome, l'abbiamo intitolato Dino Verruzzi, forse molti di voi ricorderanno. Dino è stato intanto una grandissima persona straordinaria, che ha fatto anche molto del bene sia alla comunità locale, ma non solo. È stato uno dei primi collezionisti italiani di questi giochi di epoca, tra l'altro è stato anche tante altre cose, no? È stato maestro bonsai, è stato esperto calligrafo, rilegatore di libri antichi, ha fatto una marea di cose nella vita. È stato un grande collezionista, tra l'altro ha ispirato anche un movimento, diciamo, anche proprio a livello nazionale, e è stato conosciuto anche a livello internazionale. Lui coltivava un sogno in vita, che era quello di poter riuscire a creare un giorno un museo del flipper. Diciamo, non ci è riuscito in vita, perché Dino è scomparso nel 2014, ha continuato sempre a coltivare questo sogno, diciamo che ci è riuscito adesso insieme a noi, perché poi è lui che ha ispirato tutto questo, e per questa ragione è lui che viene dedicato. Tra l'altro Dino è scomparso il 16 febbraio del 2014, quindi è stato l'anniversario appena due giorni fa, motivo per il quale avevamo deciso anche questa data, che poi rientrava fortunatamente all'interno del programma degli eventi valentiniani che il Comune ci ha proposto, insomma, di inserire in lavorazione in questo contesto, e ci ha fatto doppiamente piacere. Diciamo, qui troverete, dopo magari vi spiego rapidamente quello che potrete vedere quando faremo anche la visita guidata. L'altra cosa che volevo dire è che tra le diciamo caratteristiche, a mio giudizio, più interessanti e di valore, no? di questo museo, è il fatto che sia un, secondo me, straordinario esercizio, no? di collaborazione tra pubblico e privato, perché questo museo prende vita grazie intanto all'impegno del Comune, che ha concesso questi spazi, che dopo un tempo c'è stata la scuola elementare, l'insieme municipale, la circoscrizione di Dino, eccetera, che non erano più utilizzati, e lo abbiamo potuto realizzare grazie all'impegno non solo dell'amministrazione della nostra associazione, della Prologo di Marmo, e la collaborazione di Arci Terni. Tra l'altro c'è anche il presidente di Arci, Tommaso Sabatini, che è da qualche parte qui con noi, approfittiamo per ringraziarlo. Tra l'altro, oltre a valorizzare e dare un senso, no, a questi spazi comunque comunali, c'è anche un'altra cosa piccola, ma secondo me significativa, che qui sono state anche recuperate e riutilizzate anche, per esempio, gli oggetti di arredamento, che come vedete questo tavolo, questa sede dove siamo seduti, o ci sono anche altre sedie proprio censite, no, dall'amministrazione, che vengono qui riutilizzate, riproposte, e quindi assumono anche una nuova vita. Ma anche questa è una cosa affascinante, visto che oggi si parla anche tanto di sostenibilità, no, e di recupero anche e di evitare gli sprechi. Quindi io darei la parola al sindaco e agli assessori Massieri e Cecconelli, che ci hanno onorato della presenza, e ascolterei loro, che hanno sicuramente qualcosa più interessante di me. Più interessante non credo, perché hai detto molto rispetto a quella che è la natura, la finalità, l'origine, e speriamo anche gli sviluppi di questa iniziativa. Mi ha colpito che il fatto di aver messo l'accento proprio su questa collaborazione, che secondo me è il modo migliore per far crescere iniziative e sviluppare le comunità.
questa sinergia tra pubblico, privato, volontariato, associazionismo è fondamentale, ma costituisce anche una caratteristica del nostro territorio e della nostra città, una caratteristica che deve secondo me essere molto valorizzata e di cui dobbiamo essere comunque sempre orgogliosi, perché poi si riescono a ottenere anche dei risultati che ricordo che iniziamo a parlare, non so, del film per il 2018, come sì, sembrava un qualche cosa di, no, buttato là con una, cioè, vabbè, fa un museo del flip. In realtà poi invece proprio la capacità di mettere a sistema tutte quelle che possono essere state, il patrimonio comunale in questo caso, ma che ha messo a posto, vedo Chilometro America, che ringrazio per l'opera di manutenzione, e l'idea straordinaria portata avanti dall'associazione, la Pro Loco, l'ACI e tutti coloro che si sono prodigati proprio per realizzarla, dà proprio il senso di come possono essere fatte le cose in un territorio straordinario come il nostro, perché ricordiamoci che questo museo sta proprio a due passi di Campacci, insomma, e quindi a tre dal vedere superiore, insomma, la cascata delle Marche. Quindi si inserisce sicuramente in un contesto di attrattività generale del nostro territorio. Il principale attrattore naturale è proprio la cascata del Marmo, ma credo che il centro Italia la vediamo solo, e arricchendo però con una perla, possiamo dirlo, quello che è un'offerta magari turistica della nostra città, perché con questa iniziativa ha avuto una risonanza non soltanto locale, siamo andati a livello nazionale proprio per l'originalità dell'iniziativa, che non ha, credo, uguali da altre parti, però nasce anche dalla passione, dall'amore, lo ricordava prima, di chi ha speso la propria vita anche per un collezionismo particolarissimo di settore come quello del flipper e del modernariato, tant'è che infatti il museo è intitolato proprio per lui. Quindi grazie, perché questo è il significato della mia presenza oggi qui, a tutti coloro che hanno realizzato questa iniziativa, ma grazie anche alla comunità locale di Marmore, che è sempre molto presente e attiva in tutte quelle che sono le iniziative di valorizzazione del proprio territorio, del contesto, e credo che sia proprio un elemento, spesso adesso ora provo perché vedo sempre lei, spesso ci parliamo, ma è un elemento vivificatore proprio della comunità e della nostra città. E poi ovviamente tutto quello che noi riusciamo a mettere in campo per valorizzare quelle che sono, anche in questo caso, la passione di una persona che però ha portato in prospettiva molto significativo. Tutto quello che noi possiamo fare facendolo insieme, secondo me, è qualcosa di straordinario che dobbiamo sempre tenere a modello per ogni iniziativa che riguarda la nostra città. Grazie quindi a tutti coloro che si sono spesi, perché questa di oggi, secondo me, è comunque una giornata importante per la nostra città di Terni, e mi piace pensare con un po' di ambizione non solo per la nostra città di Terni. Grazie veramente. Parto dalle parole del sindaco, no? Quando ha detto che le cose si fanno insieme, ecco, questa è una, quello che inauguriamo oggi di fatto è l'esempio della capacità che c'è stata di tanti, anche con caparbietà, di arrivare a un obiettivo. Vedo qui dentro persone che avevano avuto anche questa intuizione, no? nei primi momenti in cui abbiamo parlato di questa idea, anzi l'ho ricordato proprio all'inizio dell'insediamento, c'è anche l'amico Andrea Giuli che è stato uno dei iniziali promotori di questa attività, c'è voluta la pazienza di Alessio, perché muoversi ovviamente dentro le procedure che abbiamo dovuto mettere in piedi per dare la garanzia della massima trasparenza nell'assegnazione di questi locali
alla Prologo e per il cambio della Prologo poi arrivare a questo progetto. Lo so, lo dico in prima persona proprio per le deleghe che il sindaco mi ha assegnato e che ho esercitato, che sono appunto quella del patrimonio comunale. Patrimonio che in questo caso parliamo per questo palazzo, ma parliamo anche per la Sala Montesi che sta a pochi passi da qua, si trovava, diciamo così, in una condizione non proprio di eccellenza. Abbiamo voluto puntare sulla collaborazione con il territorio, in questo caso poi l'aggiudicazione della Prologo ci ha consentito di fare questi passi in avanti e lo dico però senza, veramente non è per proforma perché è qui oggi, però anche gli uffici del comune tutti, sia quelli del patrimonio, soprattutto quelli delle manutenzioni, il funzionario, io dico anche amico perché è una persona che si prende le cose a cuore, Paolo Neri, che in qualche modo si è adoperato con le poche risorse a disposizione, siamo riusciti a ridare vita a questo palazzo che non era neanche più agibile, non si poteva più entrare perché con le acque, la tracimazione delle acque piovane, diciamo, si era rovinata la volta d'ingresso. Ecco, a questo è stata data una nuova vita, presto probabilmente avranno una vita ulteriore e più viva anche i locali del piano terreno. Con i fondi del PNRR sarà ristrutturata la Sala Montesi, dove poi la Prologo troverà di fatto, diciamo, il centro delle sue attività. E aggiungo anche che non avrebbe senso pensare a un museo, oggi noi parliamo del museo, anche se di fatto dal punto di vista formale non possiamo parlare di museo, ma possiamo parlare di un'esposizione, no? Perché non abbiamo, diciamo, tutti i requisiti perché questo sia un museo. Che cosa mancherà a questo palazzo? Che cosa manca? Manca un ascensore. È nei progetti dell'amministrazione, abbiamo anche un rendering, già un'idea di come debba essere fatto. Questo chiaramente è un palazzo storico che ha bisogno di una serie, sconta una serie di autorizzazioni e di vincoli, dovrebbe venire qui dietro, insomma, un ascensore in cristallo, quindi anche con un minimo impatto, che consentirà a tutti di poter vedere quello che tra l'altro una persona con portatrice di disabilità ha creato. Quindi noi anche nella memoria di quest'uomo, che io non ho conosciuto, ma so che invece è molto conosciuto perché abbiamo trovato qui anche persone, diciamo, insospettabili e lontane da questo territorio, che sono qui appunto perché la memoria di questa persona, quindi credo che è un piccolo segnale, si possono fare grandi cose, noi non abbiamo le risorse per farne grandi, ne facciamo piccole un po' alla volta, però credo che un passetto alla volta, questo è un segnale di grande, veramente di grande progresso per la comunità di Marmore, come ha detto il sindaco, non solo per questa comunità, perché questa è una comunità che ogni anno tra sopra e sotto riceve quasi 500.000, anzi senza quasi 500.000 visitatori, quindi magari avere anche qualcosa in più da mostrare, per dimostrare di che cosa siamo capaci come Ternani, in questo caso aggiungo per molti di voi sono qui anche come marmoresi, credo sia una cosa veramente interessante. Quindi forza, ancora con tante cose da fare, e grazie Manola, grazie Alessio e grazie a tutti voi, quelli che sono qua, non li voglio ricordare, alcuni ne conosco, altri no, ma so che siete in tanti che vi avete da fare per questo territorio. Prima e dopo, e bisogna andare avanti così, bisogna continuare a darsi da fare perché il territorio, la comunità ha bisogno delle persone senza le quali nulla si fa. Il comune non è qualcosa che sta giù, a Terni, il comune sta qua, eccoci, siamo noi. Grazie a tutti, buona giornata. Di questo momento, di questo evento è stata sottolineata, mi sento assolutamente di confermarla anche per la delega che mi riguarda, che è quella della cultura, che c'entra molto. Una cosa preliminarmente che mi sento di dire è l'importanza di tutto questo, di oggi l'inaugurazione non solo del Museo del Flipper, ma anche il discorso della sede della Prologo, che
un apporto assolutamente fondamentale è stato dato per Agroloco. Io mi sento di dire Agroloco Marmore come un esempio di collaborazione tra amministrazione e territorio, che è quello che secondo me devono voler avere Agroloco, una capacità propositiva e di costruzione di eventi del territorio a cui poi l'amministrazione recepisce e si lavora completamente in sinergia. Marmore forse è un esempio virtuoso in questo, insomma, grazie all'energia, all'entusiasmo che viene messo, quindi il fatto che Agroloco abbia una sede è un luogo dove poter, insomma, proprio un luogo fisico dove poter rapportarsi anche con la cittadinanza organizzata, è una cosa secondo me importantissima. E il museo del Flipper inserito in questo contesto ci sta perfettamente, era proprio la sinergia migliore che ci potesse essere, no? Con la Prologo, che è quindi quasi una diramazione dell'amministrazione. Il museo Flipper è una cosa molto importante secondo me, anche se potrebbe sembrare all'inizio essere raccolto in maniera più scettica anche il fatto che sia un'operazione culturale, ma è realmente un'operazione culturale. Questo logo del Ministero della Cultura, che non è forzato, qui mettono in evidenza gli effetti culturali, perché è veramente un'operazione culturale. Già il fatto che vengano utilizzati questi spazi, che hanno una storia per Marmore, una storia per la città, e venga proposto un mondo che è importante, perché anche l'aspetto didattico viene messo in evidenza con le scuole. Cioè è un'operazione culturale, proprio perché andiamo a raccontare qualcosa. Qui tanti, credo, hanno un'età, la gran parte, forse si salva Elena, insomma, no? Che hanno la gran parte dell'età che Flipper l'ha vissuta e l'ha conosciuta in Italia, ma forse anche tu, eh? No, lei no, ok. Gran parte sì, però i ragazzi adesso ovviamente sono questi Flipper, sì, no, ma anche che sanno giochi ma ci sono più, insomma, cioè è un mondo che non gli appartiene più, no? Per noi facevano parte i Flipper, i jukebox, ma veramente hanno fatto parte del nostro mondo, della nostra crescita, hanno capito che no, noi sì però. quasi tutti, esatto. Però è importante raccontare, è veramente una relazione culturale, perché raccontiamo ai ragazzi, coinvolgere le scuole, raccontare un mondo che non esiste più e che loro possono vedere in maniera anche un po' scettica, un po' quasi derisoria. Invece non è vero, insomma, perché insomma esisteva un mondo prima dei social, prima dei telefoni, è veramente una relazione culturale importante, poterlo raccontare ai ragazzi e poter, quindi non solo per gli addetti ai lavori, noi che magari qualcosa ci ricorda. Quindi è una cosa importante, si dà qualcosa alla città, è importante che sia Marmore, proprio per questo che Marmore diventi sempre più un polo d'attrazione legato alla cascata, che chiaramente è la cosa principale, ma che possa essere attrazione in tutti i sensi, insomma il Museo Idre su questo molto dà, questo può essere un elemento in più, le grandi attività dell'Agroloco, Marmore può diventare un centro sempre più attivo e più importante, insomma, quindi non solo la cascata di sotto, ma spostare sempre più attenzione anche sulla cascata di sopra, cosa che si sta facendo ed è un valore aggiunto per tutti. Per cui mi fermo qua, è realmente una cosa importante, è un'operazione culturale, è un'operazione della città, è importante che ci siamo tutti qui in pompa magna, perché realmente è un'operazione importante questa. Grazie. Saluto l'assessore Cicotti, che viene l'amico d'erede. E io, dopo tutte queste belle parole che sono state rivolte ad Alessio, alla Prologo di Marmore, a Tommaso che rappresenta l'ARCI provinciale, non ho molto altro da dire. Vorrei ricordare che la Prologo di Marmore quest'anno sono 10 anni che questo consiglio lavora, quindi si lavora in gruppo, è un gruppo che lavora, è un gruppo che pensa, è un gruppo che vede oltre, prendendosi magari a volte anche dei dinieghi, non avendo tutti contro, ma questo non importa, noi andiamo avanti perché il nostro obiettivo lo stiamo man mano raggiungendo. Abbiamo iniziato, e Andrea Giuli se lo ricorderà, con il murale, fu molto criticato, ma il murale resta e ha la sua importanza. Stiamo portando cultura e arte a Marmore, quello che ci mancava. Perché solo con la cultura e con l'arte possiamo far riparlare Marmore. Chi entra nel paese di Marmore vede queste case così, messe un po' sparse, anche non tutte colorate, anche un po'. Dice, ma questo è Marmore, ma la cascata è qua, ma dove siamo? La cascata è sotto. E preferiscono andare sotto a Marmore. Marmore è sopra, non è sotto. Sotto la Valnerina, sotto è quell'estate, Marmore è questa. Quindi Marmore si deve riappropriare della propria identità, lo stiamo facendo anche con la parrocchia, pensate, noi lavoriamo sotto ogni punto di vista. Marmore è questo, Marmore ha bisogno di farsi conoscere,
e di dare, donare la sua storia. Noi che siamo fortunati ad essere nati o a vivere qua a Marmore, abbiamo l'obbligo quantomeno morale di farlo questo. Non possiamo aspettare che sia, che viene, che magari pensa, sì, è un bel posto, facciamo, noi facciamo conoscere. E dicevo che prima avevamo iniziato con il morale, con i patti di collaborazione, ho visto adesso l'assessore al welfare Cercotti, siamo riusciti a fare i primi in Italia un'opera pubblica utilizzando i patti di collaborazione, non è poco. E questa sinergia che adesso abbiamo creato e che non si fermerà qua perché andrà avanti, perché abbiamo ulteriori progetti, tra questi mi dispiace purtroppo non ho ancora come progetto la sagra della Rocchetta, quella non l'abbiamo ancora inventata, però faremo qualche cosa con i commercianti di qui, qualche cosa di qui, quella è stata inventata in altre parti, la faremo perché ci aiuta, fa cassa, diciamolo, ci vuole anche quella, quindi non bisogna disprezzarla. Però intanto stiamo impennellando i nostri obiettivi, stiamo raggiungendo. Un altro che ci siamo prefissati, lo stiamo già costruendo, grazie anche a tutti i nostri amici, all'amico Miro Virilli che è presidente onorario della Proloco, a Francesco Massilli che vedo qua presente insieme alla mamma e che li ringrazio, e a tanti altri amici. Noi vorremmo creare qua una piccola biblioteca sul territorio. Abbiamo aumentato le nostre sinergie anche con la biblioteca interni che ci sta aiutando. Vorremmo creare qua una biblioteca sul territorio, ma solo sul territorio, con i propri personaggi, la storia, l'archeologia industriale e non solo, le ferrovie, tutto quello che riguarda questo territorio. E ci stanno arrivando numerosi libri, ci stanno donando tanti libri. Questo significa che c'è bisogno di cultura, la vogliamo, la desideriamo, aspettavamo che qualcuno ce la tirasse fuori. Ecco, ve la stiamo tirando fuori. E non dico altro perché poi io quando parlo. E quindi penso che la finisco qua. Vi ringrazio soprattutto di essere qua con noi perché significa che anche voi condividete almeno i nostri pensieri e i nostri obiettivi. Grazie per tutto, veramente. Dalla comunità di Marmore che ha tante, proprio prima ho fatto riferimento a questa come una chicca, come una perla, adesso non mi ricordo come la definire, però ne ha tante di queste che straordinarie. Cerchiamo Casalina qui dietro dei Ridolfi, che non lo sa nessuno, cioè non si sta lì dietro, c'è cioè, una piccola insegna, ci vengono da fuori a vederla gli architetti che hanno realizzato il progetto esecutivo del nostro Teatro Verdi, sono di Venezia, quindi abituati insomma anche a delle realtà dal punto di vista artistico, architettonico di un certo livello, sono venuti qui a Marmora a vedere Casalina, ci sono quei percorsi straordinari di archeologia industriale, c'è il Museo Idra, lo ricordava prima l'assessore, che racconta in maniera straordinaria quello che è l'unione tra natura e ingegno dell'uomo e come questo ha fatto sì che si trasformasse un territorio e arrivasse a dei livelli incredibili come è arrivata la città di Terni e speriamo ritorni presto a quei livelli della città di Terni. Quindi c'è tanto da dire, tanto da raccontare, però al di là di Casalina che è frutto di, ovviamente di ingegno di Ridolfi o dei percorsi di archeologia industriale, tante cose sono fatte, penso a questo museo, penso al Museo Idra, penso a tutte le altre iniziative, con l'impegno, la determinazione, la caparbietà di tante persone che hanno capito il valore straordinario di quello che è il nostro territorio, sia in senso ampio sia per quanto riguarda le creazioni più strettamente comunitarie come quella di Marco. Tornando al discorso prima, questo è un valore incredibile, si fonda quello che è il valore incredibile delle persone che fanno la nostra straordinaria comunità. Quindi grazie per tutto quello che veramente avete fatto e per tutte le idee dalla sala della Rocchetta in poi che vorrete fare. Grazie veramente. Queste macchine che sono tutte funzionanti a disposizione,
volevo dare alcune informazioni tecniche su quello che andremo a vedere. Prima però volevo dire, allora, intanto per unirmi, no, anche ai ringraziamenti di Aurologo, già lo ringraziamo in premessa, poi devo dire che siamo qui non a caso, perché questa collaborazione con questo straordinario gruppo dell'Aurologo che io ho conosciuto già tanti anni fa, nasce nel 2013, quando abbiamo fatto il primo evento di Flipper proprio qui, al piano terra, nella palestra, un primo evento che poi abbiamo ricevuto nel 2014, che addirittura ha tratto visitatori da tutta Europa. E mi ricordo il torneo di Flipper, è stato vinto da un ungherese addirittura. Poi l'abbiamo ricevuto nel 2018, come ricordava anche il sindaco, iniziavamo a sognare l'idea di un museo. Però è davvero bella l'atmosfera di Marmora, lo posso dire, io non sono marmorese, mi sento marmorese d'adozione. E veramente queste persone straordinarie che compongono la Prologo per l'impegno che quello che fanno. Devo dire, per completare i ringraziamenti, dobbiamo sicuramente ringraziare anche la Fondazione Garrett, perché il museo è nato poi, perché come sappiamo bene le idee non bastano, no? Sono solo i punti di partenza, ma poi c'è l'occupazione delle risorse per andare avanti. Siamo riusciti ad allestire questo museo essendo certificati il bando Garrett per arte e attività culturale del 2021, che abbiamo sviluppato questi ultimi un anno e mezzo. E grazie anche a tutti quelli che comunque hanno lavorato duramente, anche ai nostri soci, in particolare penso a Daniele Rocchio, che è uno dei nostri soci più virtuosi, purtroppo non può essere qui stamattina per impegni lavorativi, è stata una sorta di beffa, visto che ha preso l'anima e il corpo, e oltre ad aver prestato anche dei suoi giochi e della sua collezione personale. Quello che voglio dire è, allora, qui quello che vedrete, ci sono oltre 25 macchie di intrattenimento di varie epoche, dal flipper che avete visto all'ingresso negli anni 50, c'è un po' una perla, a altri giochi negli anni 60, 70, 80, 90. Ci sono anche dei jukebox, ci sono apparecchi di varia natura, anche di produzione estera, e ci sono vari oggetti di vintage. Un'altra caratteristica particolare, ci sono delle vetrofanie di flipper, cioè come chi conosce il flipper, insomma chi non lo conosce lo vede adesso, il flipper è una parte che è la testa, no? Che è sempre accompagnata da una vetrofania, che è un'opera d'arte. Quando i flipper venivano distrutti c'era anche l'abito di collezionismo, chi collezionava quelle vetrofanie facendo diventare i quadri. Ecco, qui ne abbiamo una trentina, tra l'altro non l'abbiamo ancora allestito tutto perché la collezione ancora non è completa. E proprio perché questo sarà un work in progress, cioè il museo non finisce qui, non è finito qui, tanto perché ci sono altre opere che abbiamo ricevuto anche in innovazione, che stiamo sistemando e che quindi verrà rinnovata nel tempo la selezione. E poi perché l'obiettivo è quello di sviluppare il museo attirando anche altre collezioni. Qui oggi con noi ci sono alcuni collezionisti anche che vengono da varie parti d'Italia, uno dei quali è anche uno dei più importanti collezionisti d'Italia, non lo indico, non faccio nulla di surprise, ma è qui proprio per valutare anche questo museo e magari pensare di mettere a disposizione tutte le sue opere in futuro. Ieri abbiamo fatto a porte chiuse una visita con un altro grande collezionista italiano, perché non poteva esserci oggi, è venuto a fare il suo luogo per rendersi conto di quello che stavamo facendo, perché anche lui è interessato a donare, a dare in prestito, diciamo, delle opere proprio per sviluppare la collezione. Quindi quello che vedete è soltanto un inizio, un avvio di un percorso che verrà sviluppato e rinnovato sistematicamente nel tempo. L'assessore Vassari diceva giustamente delle barriere architettoniche da superare, che l'amministrazione ci dice verranno superate. Ovviamente è una cosa odiosa avere delle barriere oggi, anche perché intitoliamo questo museo a una persona che era in carrozzella, quindi aspettiamo ovviamente con trepidazione di poterlo rendere accessibile a tutti. Nel frattempo noi con l'associazione ci siamo dotati di soluzioni alternative, ma diciamo provvisorie, e quindi abbiamo acquisito tutta una serie di rampe che ci permetteranno di rendere semi accessibile le scale. Io, perché non è, purtroppo vedete, sono quattro giri di scale, è comunque non banale anche con un sistema di rampe, ma sarà comunque
modo per un palliativo, diciamo, per quando si organizzeremo eventi per poterlo gestire. Ultime due cose e poi giuro vi taccio, andiamo a giocare. Il museo si compone di 6 stanze, tanto per introdurre quello che è il percorso, siamo qui in oltre 260 metri quadrati. La prima sala nel percorso, vi faremo fare la sala di canali elettromeccanici, dove ci sono i giochi anni 60 e 70, e altri oggetti che vedete, altri giochi in particolare d'epoca. Poi c'è la sala elettronica, la sala principale, dove ci sono oltre 15 flip degli anni 80 e 90 e sono allestiti in ordine cronologico, quindi si può fare un giro in senso orario se si vuole seguire l'ordine del tempo, insomma, dal primo degli anni 70 all'ultimo degli anni 90 e 2000. Poi c'è questa sala, che è la sala proiezioni e conferenze, che vuole essere una sala multiuso, dove faremo per esempio come in questa presentazione, conferenza stampa, dove faremo presentazione di libri, proiezione di film. Tra l'altro siamo usati, come vedete, uno schermo professionale, c'è cioè un proiettore, e l'intenzione è proprio quella di organizzare eventi nella prologo, nella risoluzione di vari generi, oltre a proiettare filmati anche sul collezionismo del flipper. Poi c'è in fondo al corridoio uno spazio arcade, dove sono anche dei videogiochi, tanto per completare l'offerta, diciamo, di intrattenimento. E poi ci sono questi anni 80 e 90, e anche lì poi la produzione varierà nel tempo. E poi c'è in fondo, dopo lo spazio arcade, c'è un magazzino ovviamente utilizzato come diverso lavoro, e dall'altra parte, dove la parte degli elettromeccanici, c'è una sala restauro, che si vede anche quella, che è, diciamo, il centro operativo, dove vengono restaurati, sistemati i flipper, e quindi dove vengono anche portati, dove poi vengono recuperati, vengono sistemati lì e poi portati nelle varie sale. Direi che tutto, possiamo andare a visitare il museo e poi a coronare il tutto, alla fine inauguriamo anche questa, finalmente. Questa altissima sede della Prologo, con un piccolo anche in fresco per tutti voi che ci avete donato della vostra presenza. Grazie a tutti. Grazie.